Savana, abbiamo avuto qualche problema col microfono qui a Trento. Benvenuto Presidente Fugatti e grazie per essere qui con noi. Strategie e investimenti, anche la provincia autonoma di Trento ha il suo ruolo. Le capacità di ogni singolo elemento per cercare di fare sistema, e quindi questa iniziativa che avete messo in atto oggi sul tema della città, del sistema trentino, di riuscire ad attirare risorse e intercettare risorse, questo potrà nascere anche da una capacità collaborativa tra tutti gli attori che ci sono in campo. Quindi guardiamo con attenzione sia alla consapevolezza, qui c'è una collaborazione in atto da parte nostra, e poi vogliamo sottolineare anche quell'accordo protocollo che è anche attuale anche su altre tematiche, devo dire, oltre che su questa. Comuni hanno difficoltà anche a far quadrare i conti a livello energetico, devono spegnere addirittura i lampioni, però questo non ci deve far mollare la presa di quelli che sono i piccoli comuni, in realtà molto diffusi nel territorio, ma che hanno bisogno di un occhio particolare. In qualità di DPO io dati sensibili, dati particolari, ma nello stesso tempo sono carenti a... risorsa straordinaria, condivisione di dati, ma che rappresenta grosse criticità. Ecco, quindi il grosso problema è per i comuni piccoli. La privacy è un diritto fondamentalmente instabile per i soggetti. Ecco che quindi è instabile proprio perché l'evoluzione tecnologica è talmente veloce, tal che abbiamo in questi ultimi tempi, tali per cui il diritto non riesce a stare al passo con l'evoluzione tecnologica, non riesce il diritto, e a maggior ragione noi interpreti, noi avvocati, noi... Il fatto che oggi a questo convegno non siano soltanto, diciamo, collegate così tante persone, che siano presenti anche nelle varie sale tantissime persone, ma che davvero eccezionale. Sappiamo che le guerre oggi, sì, purtroppo si fanno a questo evento, ma soprattutto che vi lavorano ogni giorno in questo campo, ovviamente mi riferisco in particolare a la nostra società in-house TIAC e l'ufficio. Deve vedere la politica capace anche di fare delle scelte diverse, perché i temi sono talmente importanti e strategici all'interno di una gestione di una regione importante come il Veneto, che molto probabilmente è creare quelle piattaforme che riteniamo possano essere utili all'amministrazione locale, ma dall'altra cercare di creare anche delle